La regione toscana distaccherà a breve 30 suoi dipendenti che potranno essere utilizzati nelle sedi giudiziarie toscane che più ne hanno bisogno, quindi anche a Prato, dove l'emergenza per la mancanza di personale amministrativo è ormai datata. Lo prevede il protocollo d'intesa firmato oggi da Regione e Ministero della Giustizia con Corte d'Appello di Firenze, valido per tutti i tribunali del distretto, quindi anche Prato, e Tribunale di Massa. L'accordo è valido per 12 mesi e potrà essere rinnovato per un analogo periodo. I costi del personale restano a carico della Regione. Sarà ora la Corte d'Appello di Firenze a dire dove dovranno essere indirizzati i dipendenti in distacco. Questo avverrà infatti su precisi progetti varati dai singoli presidenti dei tribunali e vagliati dalla Corte d'Appello. I dipendenti potranno essere scelti sia tra il personale della Regione sia tra quello delle aziende sanitarie, a seconda dell'utilizzo previsto nei progetti. Soddisfatta per l'accordo, la consigliera regionale del PD, Ilaria Bugetti, che nei giorni scorsi si era incontrata a Roma con il ministro Andrea Orlando, proprio per far presente la situazione critica di alcune sedi giudiziarie toscane, a partire da Prato. Sono molto soddisfatta, dice Bugetti, per l'impegno assunto dalla Regione. Tribunali come quello di Prato potranno sfruttare l'arrivo di nuovo personale per risolvere parte dei problemi provocati dalle carenze di organico tra gli amministrativi. Nelle scorse settimane, prima il sindacato, poi lo stesso neopresidente del Tribunale di Prato, Francesco Gratteri, avevano ribadito la difficoltà di svolgere la normale attività giudiziaria con il personale attualmente presente a Prato.